Vedisci devie, c'è speranza al Calvario. Alleluia. Spirito Santo, accomodatevi. Capitolo 8, versetto 18 di Romani. Io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo. Poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Lode Gesù Cristo. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Anche noi stessi gemiamo in noi medesimi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Poiché noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di quello che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Parimenti ancora lo Spirito sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo Dio. Ora, noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, perché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliolo, onde egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinato li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Lode Gesù Cristo. Noi vediamo che ci sono promesse incredibili. La parola di Dio è la vera promessa. E le sue promesse sono, come dire, ci trasportano nel soprannaturale. Il Signore ci sta invitando in questo tempo a non vivere secondo la legge, secondo l'ordine delle cose umane.
Non ci sta dicendo di essere ribelli, anarchici, eccetera. Ci sta dicendo che noi che siamo stati salvati, noi che abbiamo conosciuto il Signore, ci siamo debitori allo Spirito. Tu sei stato salvato? Riconosci che Gesù Cristo è morto sulla croce per te. Sei salvato perché Gesù ti ha salvato, Gesù mi ha salvato. Egli è morto sulla croce per me. Quindi a chi il debito della nostra vita, della mia vita? A chi? Al Signore. Lode Gesù Cristo. Dice, la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Lode Gesù Cristo. C'è la creazione. Perché noi portiamo la libertà, dice. La vera libertà non la porta un movimento politico, un'ideologia. Questo dice qua, questo passo. La vera libertà la portiamo noi, i figli di Dio, che sono liberi, coloro che sono stati liberati, portano la vera libertà. Egli ci ha liberato. Morendo sulla croce, ha pagato il prezzo per la nostra libertà. Ci ha liberati dal potere delle tenebre. E le tenebre non hanno più potere su coloro che riconoscono il potere di Dio. Cioè tu vuoi uscire dal potere delle tenebre per la tua vita? Riconosci il potere di Dio. Il suo potere è salvifico, è liberazione, è guarigione, è salute. Dice, la creazione aspetta con brama intensa. Perché? La creazione è stata sottoposta alla vanità. Perché è sottomessa. Cioè la vera libertà che viene dal cielo, la libertà che il Signore ha acquistato, la porta sulla terra, la trasmette sulla terra attraverso di noi. Cioè noi siamo coloro che portano la vera libertà. Non solo il pastore, gli anziani, dice qualcuno, ognuno di noi. Noi, dice che il mondo intero, la creazione intera aspetta con brama intensa la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che l'ha sottoposta. Non senza speranza, però, che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione. Cioè, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Poi questa libertà. Cioè il Signore ci sta chiamando a vivere questa libertà, la libertà dei figli di Dio. Ci sta invitando a vivere, se ci invita vuol dire che ancora non tutti la stanno vivendo la libertà. Alcuni sono prigionieri, alcuni sono fatti prigione, dice. Dalla vanità, cioè dallo spirito del presente secolo, che sottomette le anime, la creazione, qua dice tutta la creazione, non solo l'uomo, ma tutta la creazione. Cioè il potere delle tenebre distrugge tutto, cioè opprime tutto, non solo le anime, ma tutta la creazione. E la vera libertà è stata affidata a noi. Guarda che cosa grandiosa.
ed egli ci dà lo Spirito che era in Gesù. Ci dà lo stesso Spirito che era in Gesù per fare l'opera sua. Ti rendi conto? Ci rendiamo conto? Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Alleluia, lode Gesù Cristo. Egli ci sta invitando a vivere questo. Noi abbiamo creduto un giorno e siamo entrati nella salvezza, cioè siamo stati salvati per l'eternità. Quando ci sarà il giudizio, il giorno del giudizio, noi siamo salvati. Ma in questo lasso di tempo egli ci vuole fare vivere la libertà, liberi dal potere delle tenebre. È una decisione nostra uscire dal potere di Satana su questa terra. Cioè il Signore è venuto per portare il regno di Dio. Noi abbiamo visto che molti cristiani, purtroppo, alcuni ancora, non credono che il regno di Dio è venuto. Non credono che Gesù ha portato il regno di Dio sulla terra. E dice, se io caccio i demoni, vuol dire che il regno di Dio è giunto a voi. L'ha portato Lui e lo ha affidato a noi, noi che crediamo. Il potere di Dio è in noi che crediamo, è in te se tu credi. Tu puoi vivere la vita se tu ci credi, tu puoi vivere il sovrannaturale, tu puoi attivare tutto ciò che produce, che viene prodotto dalla vita intorno a te. Hai delle richieste, hai delle speranze, tutto ciò che è onesto, utile. Vivi il regno di Dio nella tua vita. Cioè, questo è l'invito. E questa libertà che Egli ha dato a noi e che noi abbiamo, come dire, questa grazia di vivere, siamo noi che portiamo la libertà proprio qua su questa terra, nella creazione stessa. E la creazione dice aspetta questa manifestazione, perché noi liberiamo tutto ciò che Egli ha creato. Perché portiamo il suo Spirito. Lode Gesù Cristo. Dice, noi siamo stati salvati in speranza. E lo Spirito poi intercede per noi. Lo Spirito Santo sovviene alle nostre debolezze. Egli compie la salvezza in noi. Se tu speri, se noi speriamo nella nostra carne di vedere la salvezza e il compimento della fede, è impossibile. Non è possibile. Sai perché alcuni vivono male su questa terra? Alcuni cristiani vivono il potere delle tenebre. Perché qualcuno è venuto e gli ha rubato. A qualcuno non gli è stato neanche annunziato il regno di Dio. Hanno ricevuto solo la salvezza, ma il regno di Dio dice no, ancora deve venire. Stasera siamo stati invitati in un incontro e c'era un pastore che parlava ancora di questa salvezza.
Cioè, quindi io dico, Signore, grazie che tu ci hai rivelato il regno di Dio. Egli ci ha rivelato di vivere la libertà su questa terra. E noi possiamo viverla se conosciamo. Cioè, la conoscenza è vita, dice. Se noi questa sera apriamo il nostro cuore per conoscere, noi acquistiamo la vita. La vita è una questione di fede. Cioè, se tu ci credi lo vivi, se non ci credi rimane nel tuo, come dire, stato di oppressione, di paura, di ansia. Dice, non ci credi perché qualcosa ti convince che non è possibile e allora continuerai a vivere. Ma il Signore è venuto per liberarci, per liberarti da questo potere. Apri il tuo cuore. Se tu ricevi questa sera questa rivelazione, tu sarai libero. Cioè, la libertà viene attraverso la rivelazione, la conoscenza. Noi riceviamo nello Spirito per viverlo, perché Egli ci dà qualcosa da vivere. Stasera non stiamo ricevendo, non c'è, diciamo, chi spiega ed è un fatto nozionale. Si spiegano le ideologie, le cose. Noi ricevendo la parola che è rivelazione e conoscenza, noi acquisiamo la vita. Dico, è vero? Amen. Quanti, chiudiamo i nostri occhi, no? In verità, quanti, cioè, stanno ricevendo conoscenza e vita? Perché la conoscenza è libertà. Cioè, ti porta nella libertà, ti porta nella vita. La conoscenza ti porta nella vita. Questo è il regno di Dio. Questo è ciò che Gesù ha portato. Questo è l'affidamento che Egli ha dato a noi. Questo è il motivo per cui ha dato il suo Spirito. Lo Spirito che era in Gesù lo ha dato anche a noi, per compiere le opere sue. Affinché noi possiamo portare, perché la libertà Egli l'ha affidata a noi. L'Evangelo l'ha affidata non agli angeli, ai cherubini, l'ha affidata a noi che crediamo. Cioè, attraverso la fede tu ricevi come si dice, il mandato. Nella gara. Nei 4x4, no? Come si chiama quando si trasmette la staffetta? Ecco. Egli ci dà. Diciamo questa staffetta, ma questo mandato. E noi lo riceviamo per fede. Capite che ogni cosa è per fede? E se tu ci credi, tu lo vivi. Egli ci sta chiamando a vivere un Evangelo pieno, l'Evangelo della libertà, per trasmetterlo non solo a noi stessi, ma a tutto ciò che ci è sottoposto. Questo è il regno di Dio. Non il regno degli uomini, non il regno di questo mondo. Alleluia, alleluia. E quindi dice, se voi camminate per lo Spirito, vivrete. Cioè, attiviamo la vita. Dio vuole che noi attiviamo la vita intorno a noi. Però, con le nostre azioni, possiamo attivare ciò che è male, la morte. Voi dice, voi morrete, no? Questa parola. Io sto vedendo che è una cosa importantissima. Una cosa importantissima per noi, che dobbiamo sperare la vita, perché noi vivremo ciò che speriamo. Fratelli, se tu speri in quello che vedi, vivrai ciò che vedi. Questo ci sta dicendo. Egli ci ha chiamato a vivere le sue promesse, che non vediamo, ma che speriamo. E chi
Chi sovviene in questa per sostenerci? Chi è la stampella per sostenerci in questa fiducia? È lo Spirito Santo. Io, come lo Spirito Santo me lo spiega, no? Perché lo Spirito Santo me lo sta calando col cucchiaino. Io cerco poi di dirlo pure a voi, di spiegarlo. Egli sovviene, lo Spirito Santo sovviene. Dice pastore, oh, ma per voi è facile, per te è facile, per voi è facile, tu non sai i problemi, noi abbiamo milioni di problemi. Certo, non è che non sono comprensibile, non... il Signore certo che lo sa. Ma egli dice, non vale più la vita del cibo e del vestimento? Dico, se la nave sta per affondare, tu che pensi al vestito, alle scarpe, dice aspetta le patatine, che facciamo? Dice una bottiglia di vino, la salviamo? O pensi a salvare la tua vita? Domanda. Dice, se la barca sta affondando, tu sei sulla barca, tu che pensi? Dice, ma no, ma, dice, ma è Armani. che fai? Dice, no, sei una donna, dice, ma si rovina un trucco. Sono andata dalla parrucchiera, si rovina il taglio, la piega. Che fai? Pensi a ste cose o pensi alla vita? Pensi alla vita. No, qualcuno pensa, no, dice, che pensi? Dico, qual è la cosa più importante? La vita o il resto? Ah, ci siamo, ecco. Perché io cerco di toccare le leve, no? Uno poi impara a toccare le leve. E la vita. La vita è più importante del cibo, del vestimento, eccetera, del lavoro, dello status sociale, sì o no? E dice, il giglio viene vestito così ed è il più bello tra i fiori e nella natura, eppure dice, non lavora, non fa nulla. Dice, ma il Signore ha stabilito così, il Padre ha stabilito così. È ingiusto, giusto, per me è giusto, per me è giusto. Che poi ci potrebbe essere un partito che dice no, il giglio no, non se lo merita, non deve essere bello il fiore. Oh, tutto è possibile. E ci sono quelli che vedono sempre negativo, no? La rosa perché è bella, perché profuma? Non deve profumare. Se Dio ha stabilito che il giglio, che i fiori devono essere così belli, che possiamo fare noi? Noi ammiriamo la creazione di Dio e riconosciamo e io mi sottometto. Io dico, Signore, è meraviglioso ciò che Tu fai e io accetto tutto ciò che Tu decidi. Per me è perfetta la Tua decisione. La decisione di Dio è perfetta per me. Lode Gesù Cristo. Dice, cerca il mio regno e la mia giustizia, il resto che il Padre conosce che a te serve ti sarà dato. Io voglio invitare, se ci sono delle testimonianze, perché racconto sempre la mia e sembra, dico, qualcuno la sua vita anche a livello lavorativo è cambiata quando ha conosciuto il Signore, però poi non voglio, se mi fai una testimonianza, qualcuno Dio è intervenuto in maniera soprannaturale. Niente. Dio ha fatto qualcosa. Io per esempio, no, vi racconto, perché poi alla fine devo raccontare io. Io ho sempre lavorato. Io sono cresciuto, era pane e lavoro. Quando sono tornato militare, mi ricordo, ho detto, ora mi faccio, era maggio, fine maggio, mi faccio
l'estate. E poi mia madre, dopo 3 giorni, mi ha preparato la valigia e dice: là c'è la valigia, questo non è un hotel, non è un albergo, vedi dove devi andare. Ma dopo 3 giorni mi chiamano per lavorare e ho sempre lavorato. E le prime ferie me le sono fatte a 40 anni, non ho mai conosciuto ferie sino a 40 anni. Ma vi posso dire una cosa, che la benedizione è iniziata col Signore. Cioè le cose sono cambiate da così a così, col Signore. Non col Signore, come dire, cercando di onorare e mettere la fede che uno ha, che uno aveva, cioè la fiducia che uno aveva. Il Signore, io facevo il rappresentante, Dio iniziò a toccare, a benedire tutto ciò che facevo. E il pastore stesso mi disse: tu sei come Giuseppe, quello che tocchi viene benedetto, perché ami il Signore e cerchi di fare la sua volontà. Questa è stata la mia testimonianza. Poi ce ne sono altri, per esempio l'anziano Dino. Io mi ricordo dell'anziano Dino, confidando nel Signore, Dio gli ha dato tutto, gli ha trovato pure un lavoro che non esisteva. Pure Anna, ricordi Anna il tuo lavoro? Altre, ora, se c'è qualcuno, io dico, lo invito, perché le testimonianze fortificano, perché non è un fatto, come dire, no? Dio interviene in maniera sovrannaturale, in maniera certa, vera. Karim gli ha dato una famiglia e fra poco avrà una figlia. Sua moglie gli partorirà una figlia. Non è un miracolo, non è un soprannaturale, non è il Signore che, quando uno riconosce e cammina per lo Spirito, attiva lo Spirito, le promesse intorno a noi si manifestano. Io mi ricordo, iniziai a dare la decima da quasi subito nella mia conversione. Io avevo visto gli esempi di fede meravigliosi, mi ricordo di Dino, la sua precisione e poi la testimonianza che Dio gli ha trovato un lavoro. Io ho visto che anche quando dice: no, ma che fai la decima? Come fai? Come fai? C'ho le scadenze. Sempre abbiamo avuto scadenze, affitti, pagamenti da fare, eccetera. Non è che noi eravamo nel senso, non è che gli impiegati vivano meglio, però chi vive per se stesso ha sempre avuto, diciamo, una vita iniziando difficile. Il sistema ACU è iniziato, sapete come? Un giorno il pastore Gilberto, parlando dello sviluppo delle cose, disse: dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo fare le attività, dobbiamo creare qualcosa per i fratelli, per coloro che sono nel bisogno. Cioè dobbiamo fare da cristiani qualcosa su questa terra, dobbiamo lasciare la nostra traccia. Poi, siccome era una persona concreta, si presentò un'occasione, mi ricordo una lavanderia, che veniva 30 milioni. E lui mi ha detto: io metto 10, tu li metti i tuoi 10? E io gli ho detto sì. E poi dice: a chi troviamo? Dice, glielo diciamo a Peppe. L'altro, il terzo era Peppe. Abbiamo messo 10.000 euro, 10 milioni ciascuno. Credetemi, la prima volta che in vita mia era andato in rosso nel conto, mai, non era mai successo. Ma io l'ho fatto con molta fede, Peppe l'ha fatto con fede, il pastore, figurati,
Vi posso assicurare una cosa, fratelli. Voi non ci crederete perché è possibile. Ma Dio mi ha così riempito di benedizioni che voi non avete idea. Non posso raccontarvi, ma Dio me l'ha restituito. Penso pure a Peppe. Ma io ho ricevuto, non mi sono pentito. Quando sono andato in rosso in banca, non è che mi sono affitto, ho inveito. Ho detto: io, Signore, io l'ho fatto per te e io so che tu interverrai. Poi è lui che dice sì, apre le porte, ta, qua aperto, là aperto. Mi chiamavano da tutte le parti, tutti volevano avere a che fare con me, tutti volevano me. Se Dio dice sì, se il Signore dice il giglio deve essere bello, è bello, non c'è niente da fare, è inutile che ti affligge. Se tu hai fede nella sua parola, tu vivrai le promesse. Se tu non hai fede, vivrai quella fede. Se vivi il deserto, no, non è possibile. Non è possibile. Io quando ho capito che tutto appartiene al Signore, tutto quello che noi abbiamo appartiene al Signore, non il lavoro che noi, anche il lavoro, la grazia, la sapienza, tutto, e tu lo fai partecipe, come Egli ha stabilito. Perché non è che nel nuovo patto ha abolito certe cose. Egli parla che quelle cose vanno messe in pratica. Sai che cosa fa? Benedice, benedice. Lode Gesù Cristo. Egli vuole benedire e sta cercando chi riceve la benedizione, ma molte non la ricevono perché non ci credono. Molti vivono il deserto perché credono nel deserto. Non credono nella terra promessa, non credono nelle promesse. E quindi vivono nel deserto. Io ogni tanto con qualcuno, no? Di fede più matura, dico: ma tu sta rivelazione non l'hai mai ricevuta? Nel deserto sono. Ma se tu vivi, crede nel deserto, vivi il deserto nella tua vita. Non ti lamentare, perché sei tu stesso che non stai attivando le azioni per la benedizione nella tua vita. Io ho visto che chi crede riceve. Fratelli, chi mette in pratica riceve. Sto parlando qua, io dico di qualcosa di pratico. Se noi pratichiamo e mettiamo in pratica, camminiamo per lo Spirito, intorno a noi le cose soprannaturali si aprono, fratelli. Certo, le circostanze vorrebbero farci regredire. Io ho visto persone che anche quando hanno perso il lavoro hanno mantenuto la loro decima e il Signore gli ha dato il lavoro. Dice: questo è un figlio di Dio. Sapete? Io ho visto persone che facendo così Dio gli ha dato quello che non potevano avere. Dio gli ha dato quello che umanamente non era possibile. Io ti racconto la verità, dico la verità davanti a Dio. Però se tu non ci credi, vivrai quella fede. Se tu vivi una fede gretta, vivrai la grettezza nella tua vita. Tu sei chiamato, noi siamo chiamati a vivere in speranza, e chi ci sostiene sulle acque è lo Spirito di Dio. Comprendi? You understand? Cioè, Dio ci sta chiamando a vivere le promesse, non... Come faccio? Io vedo alcuni che... Io ai miei figli ho insegnato la prima cosa, il rapporto con Dio. Prima, quando vengono al culto, devono portare sempre un'offerta al Signore.
non si devono presentare davanti a Dio senza un'offerta. Questo ci insegna la Scrittura, sapere onorare la presenza di Dio. Lode Gesù Cristo. Perché poi il Signore sa come onorarli. Se loro hanno un cattivo rapporto in questo senso, poi vivranno pure loro la disperazione. Io, la via della benedizione non è la raccomandazione, è il rapporto con Dio. Io ai miei figli insegno questo. Se hanno un buon rapporto con Dio, Dio li benedice e se la vede Lui. Sa Lui come farli ricchi, grandi, eccetera, eccetera. Se sono tirchi nel rapporto con Dio, riceveranno tirchiamente. Se pensano prima ad andare con gli amici a divertirsi e poi alla decima, poi non si devono lamentare se il Signore non interviene. Dopo. Se tu onori il Signore, Dio ti onora. Noi siamo chiamati a vivere le benedizioni. Se tu hai un impegno con Dio e poi lo calpesti, poi nella tua vita vivrai ciò che vivi. Mettilo al primo posto. Io vedo quei fratelli che sono esempi, che Dio interviene in maniera soprannaturale. Dice, come è possibile? Tutto è possibile a chi crede. Lode Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo. Il Signore è venuto per farci vivere un Evangelo della grazia, della benedizione. Non sto facendo io, sto predicando la parola di Dio, che è soprannaturale. Lode Gesù Cristo. Se noi non abbiamo il coraggio della fede, non avrai le risposte. Non vedrai. Se tu non hai fede, la fede poi produce la speranza. E chi ci sostiene in questo tempo è lo Spirito di Dio. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Poi avviene che a chi ha sarà dato di più. Ah, perché a quello? Perché? Cosa ha fatto? Nella parabola cosa ci ha spiegato il Signore attraverso la parabola dei talenti? Ha detto a quello che ne ha uno e che è un servo malvagio e che non vuole fare nulla, che è pigro, ha poco interesse, dice prendetelo quello che ha, questo è un servo malvagio, gettatelo fuori, via, dalla mia presenza. Prendete il suo talento e datelo a quello che ne ha 10, non a quello che ne aveva di meno. Dice, ah, sempre lo spirito comunista, no, che interviene. Perché no a quello? Dice, datelo a quello che ne ha di più, perché quello è uno che ha fede, è uno che ci crede, è uno che ha talento, è uno che sa come fare fruttare le cose. Così fa il Signore. Lode Gesù Cristo. È uno che traffica i talenti del Signore. È uno che li mette a frutto. Non è inoperoso. Lode Gesù Cristo. Vedi cosa fa il Signore? Se tu ti attivi, tu vedrai intorno a te che si attiva il soprannaturale. Questo ci sta chiamando lo Spirito Santo in questo tempo, a vivere il soprannaturale, il miracolo di Dio. Che è possibile a chi crede. Lode Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Ma questo è l'Evangelo, che non è solo della grazia, è del regno. Gesù è venuto e ha parlato con i suoi dell'Evangelo del regno per 40 giorni e 40 notti, spiegando ai suoi il regno. C'è il regno di Dio, se noi lo viviamo, se noi ci crediamo, lo possiamo vivere. Questo è l'invito. Vivi il regno soprannaturale,
che è fatto di azione di fede, e tu lo attivi con le tue azioni, con la tua fede, e noi possiamo crescere di fede in fede. Metti in pratica la fede che tu hai. Dice, no, quella che tu hai è una piccola fede, mettila in pratica, tu vedrai se il Signore interviene. Ma sì, io dico, sii onesto col Signore, sii preciso col Signore, e tu vedrai che Dio interverrà. Non essere levantino, oggi sì, domani no, da a Margherita, oggi sì, perché la tua vita sarà a intermittenza, oggi sì e domani no. Ci sono quelli che vivono in intermittenza, oggi sì, domani no. Se tu ci credi e lo metti in pratica, tu vivrai le promesse di Dio. Questo è l'Evangelo, è qualcosa di concreto, non è un fumus, non è un'ideologia. Egli ha portato il regno di Dio sulla terra. E prima lo dobbiamo vivere noi dentro di noi, e la libertà la possiamo vivere noi. Chi è libero si vede, chi vive la libertà si vede, è libero di glorificare il Signore. La prima cosa, la prima libertà è quella di glorificare il nome del Signore. Ce la fai a glorificare il nome del Signore? Gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Perché se non ce la fai a glorificare il suo nome, se già non ce la fai a glorificare il suo nome, e che puoi fare? Se già per glorificare il suo nome devi prendere e raccogliere tutta la fede, aspetta, sembra che ci fai la grazia, no, per glorificare il suo nome. Non è una grazia, è un onore. È un onore per me fare la sua volontà. Cioè, tu vuoi sapere come la penso io? È un onore per me. È un onore per te. Oppure tu pensi che gli fai piacere, aspetta, così mi vedono i fratelli. Cioè. È un onore per me fare la sua volontà. È un onore. Cioè, io lo reputo un grande onore. Una grande cosa. Come la reputi tu? Mugugni, mamma mia, mi devono pagare. Egli ha dato tutto per me ha dato, quindi io tutto per lui, tutto. Lode Gesù Cristo. Poi egli sa come intervenire. Lode Gesù Cristo. Ma dai la tua vita al Signore questa sera, dai il tuo cuore al Signore, dagli fiducia al Signore, dai la tua fede al Signore, hai fiducia. Sì, però all'amico, a compare Pasquale Ciccio, come si chiama? Non lo so. Dico, ma lui può risolvere le questioni. Oppure il politico, dice, no, il presidente della, dico, oppure non voglio dire, ma non facciamo nome. Dico, io credo che il Signore Gesù Cristo può risolvere i nostri problemi. Può risolvere ciò che è impossibile agli uomini. Tu mi devi dire, ma la guarigione è qualcosa di possibile agli uomini? O è un elemento sovrannaturale? La liberazione è un elemento degli uomini naturale o un elemento sovrannaturale del regno? Dico, hai ricevuto nella tua vita qualche guarigione? Una, due, sei stato liberato da qualcosa? Veramente?
E allora il regno di Dio c'è, il regno soprannaturale c'è. E perché non hai fede? Chi te l'ha rubato? Qui chi è che ti parla? Chi è quel PM che ti parla e ti dice quello che dice sempre no, 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 no. È uno che dice sempre no. Il Signore dice fai, fai, e dice no, aspetta, no, aspetta. In effetti, no, tu vedi nella Chiesa tutte le cose buone, io sono per il sì. Poi tu vedi gli intoppi, chi do no, chi da no, pastore qua, pastore da. Sempre i no. Tu lotti contro i no. È vero o no? Gli impedimenti. Lode a Gesù Cristo. Noi dobbiamo essere per il Signore e Dio ci aprirà la visione. Perché se ti apre il cuore, se il tuo cuore si apre, tu vedrai cose meravigliose. Lode a Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Sì, allora, fratello Dino, l'anziano Dino vuole testimoniare. Dinucci. Gloria a Gesù Cristo. Mentre il pastore parlava e la fede perché io si volevo dire, scusami Dino, io chiedo che veniate, io ho chiesto le testimonianze, poi non venite, non vi lamentate se poi devo raccontare sempre io. E quello che sto per raccontare sono cose nuove, e già ho dato la mia testimonianza, il pastore la dà quando c'è l'opportunità, ed è grande la testimonianza dell'intervento di Dio nella mia vita, attraverso anche non solo lo spirituale, anche il materiale. E venendo dal niente, diciamo, ritrovarmi quello che c'è accanto a me, dico: Signore, viene tutto dalla tua mano e tutta la gloria ti è dovuta. E volevo passare alla testimonianza di qualche mese fa. Avevo chiesto al pastore, sentivo nel mio cuore, c'è l'impegno, diciamo, nell'opera, e il lavoro in qualche maniera ci impegna. Ho detto: pastore, io sento il bisogno di liberazione, cioè che il lavoro, diciamo, che mi aggrava, che sia il Signore mi liberi, diciamo, dentro un lavoro più leggero. Lui, Dino, intervengo così. Vedete, Dino non ha chiesto lavoro per stare lontano dalla comunità, liberazione, benedizione economica per stare in comunità. Dice: Signore, dammi per poter servirti. Non voglio essere oppresso dalla turnazione, dallo spirito del faraone, perché faraone, se tu gli dai l'occasione, ti schiavizza, cioè il mondo ti schiavizza. Se tu ti affidi al mondo, ti schiavizza. Ma se tu chiedi al Signore liberazione, ecco, questa è la bella testimonianza. Vieni. E io non potevo chiedere questo per la carne, umanamente, perché 7 anni fa ho contratto un mutuo molto molto grande, al di là di quello che magari poteva essere la mia possibilità, però sempre attraverso la parola e l'incoraggiamento, la preghiera, il sostegno del pastore Tony Moscato. E l'ho fatto quel passo grande, e non vi nascondo che i primi anni sono stati molto ma molto duri. Ultimamente si era verificato, era giunto il tempo, evidentemente il Signore conosce, aveva messo nel mio cuore, e c'era questo, la parola che non riceviamo, noi dobbiamo impegnare il nostro tempo per farci tesori nel cielo, non ci dobbiamo fare rubare. E chiedendo al pastore questa liberazione, ho detto: pastore, se nei mesi a venire, con l'inizio del nuovo anno, se si verifica che io vengo liberato da una delle grossi impegni, diciamo, per quelli che sono stati il mio acquisto, avevo diversi, diciamo, pesi su di me, se il Signore permette questo, io posso liberarmi. E il Signore sovviene, perché aspettavo una risposta. Io posso chiedere al lavoro di essere liberato dalla turnazione, quindi, e si è verificato, grazie a Dio. E passo passo sono stato vicino, io testimoniavo passo passo, prima è stato il pastore,
arrivato il giorno che ho potuto fare la lettera, andare al lavoro col mio diritto di poterlo fare e dire io voglio l'esenzione da questi turni perché mette al primo posto il mio bisogno, io ho detto la mia famiglia e quindi il Signore mi ha dato questa grande liberazione affinché il mio desiderio è quello di poter essere più vicino, diciamo, all'opera e di collaborare. Devo dire che il lavoro è stata una testimonianza perché all'inizio del mio corso di infermiere ci fecero degli esami, diciamo, iniziali e mi videro che io non ero assolutamente in condizioni. La mia colonna in partenza, prima di cominciare il tirocinio, aveva una brutta ma brutta scoliosi. Dicevano, ma io noi non sappiamo come lei, signor Sarica, fa a rimanere dritto la sua colonna, non sappiamo, in qualche maniera compensa. Quindi io dal 90 che ho cominciato, sono 28 anni, e dico, il Signore mi ha anche sostenuto, mi ha anche dato la forza per portare avanti il lavoro, riportando negli anni, perché il lavoro consuma, ernie cervicali, ernie discali, che io sono tutte riconosciute con causa di lavoro vinte, a mio favore sempre, non ho mai preso un giorno di malattia per questo. Circa 5-6 anni fa ho cominciato ad avere una brutta situazione alla spalla sinistra e facendo una risonanza dopo tanti dolori si è riscontrato che il mio legamento alla spalla era quasi in rottura. Dice il signor Sarica, un bravissimo fisiatra dell'ospedale, non le posso garantire quanto questo tendine sovraspinoso può durare, si può spezzare da un momento all'altro. E io continuavo ad andare avanti nella fede, nel Signore, ho sempre alzato le mani a Lui. Voi vedete, spesso a me piace molto elevare le mani, ho detto Signore io offro a Te perché Tu mi hai sostenuto sempre. In pratica dopo 2-3 anni circa poi ho fatto un pochino, diciamo, di terapia così, ma senza usare mai un farmaco, sono andato avanti. Dopo qualche periodo ho ripetuto la risonanza e quando ho visto che sulla spalla sinistra non c'era più nulla, perché io dovevo portare avanti una causa di servizio, una malattia professionale, ho detto al radiologo, ma c'è questa precedente? No, dice signor Sarica, lei qua non ha niente, la spalla non c'è più il grado severo, non c'è più quello che c'era, quindi non hanno trovato più questo. Dice c'è un grado severo a destra, però io sto andando avanti, non ho mai avuto problemi, diciamo, fisicamente, quindi... E io dico, quando vedo la forza, diciamo, che io mi ritrovo, dico Signore sei Tu che mi stai dando la forza di quello che porto avanti, ed è la fede molte volte che è proprio quella che è il sostegno, lo Spirito Santo. Poi volevo fare un'altra testimonianza di come il Signore protegge. Egli è colui, dice, che ti protegge, che veglia su di te. E io non ho alcun merito, dico Signore, io posso dire che un anno fa i ladri sono arrivati al portone di casa mia, hanno manomesso, e io ero appena uscita ad andare al culto a Palmi, stava per uscire anche mia figlia, erano con il fidanzato, e sentivano questi rumori alla porta e sono andati ad aprire così ingenuamente, e questi ladri sono scappati via. Nel palazzo, premetto, ci sono stati tanti di quei furti. E poi la mia porta non è stata mai, diciamo, blindata, normalissima così. Poi un paio di mesi fa è successo nuovamente che mentre noi eravamo fuori una domenica sera al culto, qualche vicino tornando è stata la famiglia, la sorella Francesca, ha messo in fuga proprio delle persone che erano davanti la porta di casa mia. Quindi non ha mai permesso il Signore, diciamo, che la mia casa venisse toccata. In questo io vedo la sua protezione, vedo la sua mano. Amen. Gloria a Gesù Cristo. E poi anche la promessa, perché devo dire io vivo tutte queste meraviglie. E salverò te e la casa tua, e sempre col sostegno della parola del pastore e ascoltando il suo consiglio, la sua guida, ho visto come il Signore interviene e come Egli mette la sua mano e si realizza quello che è la sua promessa. Dice io salverò tutta la tua casa, e per me vedere la vita di mia figlia che ha fatto il passo circa questo mese, all'inizio di questo mese, e vedere il suo cuore, diciamo, che si è aperto al Signore, l'ha donato, e vedere toccata proprio dalla potenza dell'alto,
Per me è stata una gioia immensa. Ho detto: Pastore, io vedo il tuo ministero come il Signore si usa per strappare le anime con potenza dalle mani del diavolo per portarle veramente nella luce. E queste sono le mie ultime testimonianze, ma credo che ogni giorno il Signore compie grandi cose su di Amen. noi. Amen. Perché Daniele, quando siamo andati in gita, in Puglia, si sono battezzati Daniela e Daniele, i Danieli. Salutami a mio fratello Daniele, digli che mi manca. Domenica lo vorrei vedere. Dire lo voglio è una cosa. Lo vorrei vedere. È un fatto di gioia. Il Padre si rallegra e gli vuole riempire di Spirito Santo ognuno di noi. Ma noi vediamo come lo Spirito di Dio interviene e le sue promesse sono ineffabili, fratelli. Ci sta dicendo che se noi viviamo nella nostra vita il soprannaturale, queste promesse sono per noi. Vedi com'è il culto, la parola, è la cosa, quanto sono importanti nella nostra vita. Ci alimentano nel rapporto con Dio. Vedi? Dopo un culto del genere, ma dopo tutti i culti, dice che la fede viene dall'udire la parola. Noi veniamo fortificati nella fede per vivere il rapporto con Dio, le sue promesse. Cioè, se noi viviamo la parola nella nostra vita, noi salviamo la nostra economia e quella del paese dove viviamo. Lode Gesù Cristo. Comunque, ringraziamo il Signore. Domani c'è la preghiera alle ore 14 per lo Spirito Santo. Chi ha bisogno, chi è libero, io lo invito a venire, venite a pregare. Chi ha bisogno di preghiera, una richiesta di preghiera, hai dei problemi, vieni. Chiediamo al Signore. Lode Gesù Cristo. Dino, chiudi tu. Gloria a Gesù Cristo. Rimaniamo.